permettetemi un breve commento. Ci sono gli articoli comparsi oggi sulla Nuova che sul Gazzettino su questa sentenza riguardante il povero Mario Penzo, in cui, andando proprio in estrema sintesi, praticamente è stato condannato a semplicemente una multa di 200 euro. Il padre è stato assolto, e in pratica la tesi sostenuta dal suo avvocato e accolta evidentemente dal tribunale è che, siccome io ho scritto delle cose verso di lui, praticamente lui reagisce in questo modo, siccome ha una personalità debole, e è il suo modo di reagire, quindi non c'è lo stalking in pratica. Ecco, allora, al di là di questo, francamente, devo dire la verità, mi viene molto da ridere, perché allora, innanzitutto bisogna essere chiari su una cosa: siamo in Italia, siamo in democrazia. Il diritto all'informazione è un diritto previsto dalla Costituzione. Il sottoscritto da 14 anni scrive sul blog Chioggia Azzurra, dà informazioni in maniera ruspante, in maniera poco giornalistica, lascio a chi ci segue decidere. Apro e chiudo una parentesi: notizie che quotidianamente vengono riprese dalla stampa, tanto per essere chiaro. Ma comunque, detto questo, allora, se uno gli dà fastidio le cose che uno scrive, che tra l'altro io non è che mi sono inventato le cose, ho scritto comportamenti scorretti, non solo nei miei confronti, ma anche quando si è stato, per esempio, la causa scatenante è stata quel tentativo di andare a parlare col sindaco Giuseppe Casson perché voleva un posto di lavoro ed è successo quello che è successo, come abbiamo riportato, e da là è nata tutta quanta la storia. Poi ce ne sono altre. Allora, se a un certo punto uno non può scrivere e questo ha licenza di aggredire, di spingere, di mettere le mani addosso, eccetera, francamente, devo dire la verità, sono un po' sorpreso di questo stato di diritto. E questa cosa avrebbe un senso se, finito tutta questa parte, diciamo, giuridica, il Mario Penzo la finisse di comportarsi così, ma siccome non la finisce, perché sta continuando, perché ogni volta che lo incontro continua con questi attesamenti, e continueremo con le denunce e valuteremo se è il caso di fare, diciamo, ricorso. Potremmo vedere adesso, vediamo un attimo se c'è il caso di fare ricorso a questa sentenza, che francamente, con tutto il rispetto della magistratura, dei giudici, eccetera, mi sembra proprio che non sta né in cielo né in terra. Francamente, perché a questo punto, cioè, voglio dire, in uno stato di diritto, se qualcuno pensa, ritiene che il sottoscritto scriva qualcosa che non va, si rivolge al tribunale dicendo: guarda che non gli mette le mani addosso, magari anche la presenza del figlio, tanto per dire. Ecco, quindi francamente, poi ci sono altri aspetti che, per sintesi, non voglio perdere tempo, quindi valutiamo tutto e vedremo come andrà a finire, ma penso che ci sia ancora qualche altra pagina da scrivere. Allora, siamo alla Camera, la pescheria della Camera, la novità è sulle ostriche. Praticamente c'è una nuova confezione, come potete vedere dall'immagine, costa 15 euro il chilo, sono una decina di ostriche, il prezzo è buono e sono veramente ottime, una novità tecnologica. Aprire le ostriche non è, diciamo, facilissimo, queste invece sono preparate, cioè praticamente hanno fatto un sistema in cui c'è una parte dell'ostrica che è stata già lavorata. C'è un prodotto organico, quindi assolutamente che non dà nessun problema, e all'interno di ogni confezione c'è un vero e proprio piccolo bisturi che, come potete vedere, rende facilissima l'apertura dell'ostrica. Si è fatto oggi un importante passo avanti verso il nuovo commissariato di Polizia di Stato. Oggi, infatti, davanti al notaio Noto è stato firmato il rogito che trasferisce la proprietà dell'ex cittadella della giustizia dal comune di Chioggia al demanio dello Stato. L'immobile successivamente sarà consegnato al Ministero dell'Interno per uso governativo per realizzare il nuovo commissariato di pubblica sicurezza. Allo scopo, il complesso immobiliare è stato ceduto a titolo gratuito per 99 anni allo Stato. Il Ministero dell'Interno finanzierà i lavori di ristrutturazione del nuovo complesso con una spesa di circa 3 milioni e mezzo di euro, mentre l'Agenzia del Demanio coprirà con circa 2 milioni i lavori di adeguamento e miglioramento sismico. La nuova sede permetterà di lasciare libera la sede attuale con un risparmio sull'affitto di oltre 150 mila euro l'anno, ma con un risvolto certamente positivo per l'organizzazione logistica e funzionale.
Molto soddisfatto anche il sindacato di polizia FSP, il cui segretario generale di Venezia, Antonio Serraino, ha voluto presenziare alla firma dell'atto, ringraziando a nome di tutti i colleghi il sindaco Mauro Armelao, il quale, come sindacalista, ancora nel 2012, aveva proposto il trasferimento. Molto soddisfatto anche il prefetto di Venezia, Michele Di Bari, e lo stesso sindaco, che ha riferito che Chioggia avrà un commissariato adeguato alle esigenze dei cittadini, collocato in una posizione strategica. A novità dolce e salato in Viale Veneto a Sottomarina, tra le specialità di Chioggia, il venerdì trovi anche le golosità portate da Napoli, dalle mille varianti di Bossolà al Casatiello, dai panini nostrani ai formati campani, panini ricchi e gustosi con ingredienti della cucina campana e tante specialità, non solo salato ma anche tanti dolci gustosi con ingredienti speciali, golosi rulli farciti e gustosi torroni. Novità dolce e salato è aperto tutti i giorni, anche la domenica mattina, ma il sabato sera dalle 9 alla mezzanotte potrai gustare ciambelle e brioche calde in tanti e tanti gusti diversi. Ieri sera, nella favolosa cornice offerta dalla sala nel Palazzo delle Figure in Corso del Popolo a Chioggia, davanti a un buon numero di invitati e numerosi cittadini, si è tenuto un incontro interessante che ha visto protagonista il mondo della croceristica a Chioggia. L'incontro è stato voluto dall'autorità di sistema portuale e dal nostro comune e ha visto come terza protagonista Ideas, l'azienda che ha studiato la destinazione. Chioggia è stata una bella sorpresa, sono state le parole dette da Fulvio Di Blasio, il presidente dell'autorità di sistema. Il porto di Chioggia, tra i porti diffusi, è stata inizialmente una scelta di ripiego. Le navi da crociera non potevano più arrivare a Venezia e da Chioggia Venezia è facilmente raggiungibile. I croceristi hanno però trovato nella nostra città una realtà vera e inaspettata che si è fatta subito amare e Chioggia ha cominciato ad essere una scelta. Qui i croceristi adesso arrivano perché vogliono arrivare e in questo contesto si è dovuto arrivare a un confronto con gli stakeholders, in modo da capire cosa i croceristi cercano. In questo contesto si inserisce Ideas, lo studio che ha fatto da punto di unione tra i desideri dei croceristi e le offerte dei portatori di interesse sul territorio, una collaborazione importante che si spera possa proseguire in futuro. Il timore che ha cercato di dissipare Di Blasio è che Chioggia perda la sua appetibilità. Si sta progettando l'escavo del canale Vittorio Emanuele a Venezia, in modo che possano approdare le navi, non le grandi navi, è stato sottolineato. E la paura è che, potendo arrivare a Venezia, non abbia più senso farle giungere quindi a Chioggia. A quanto affermato Di Blasio, nel momento in cui sarà riaperto il traffico croceristico a Venezia, la scelta per la destinazione Chioggia continuerà a persistere. Le navi dovranno giungere in entrambi i porti. Sta a Chioggia quindi mantenere la sua appetibilità e il suo fascino di città vera, in grado di generare emozioni che altrove sono andate perse. Di Blasio ha presentato il video emozionale che accompagnerà la presentazione di Chioggia come destinazione in tutti gli incontri che si svolgeranno ovunque nel mondo. Un video che in neppure 3 minuti ha colto l'essenza che i turisti amano e cercano della nostra città, quel miscuglio di storia, tradizione, veracità e bellezza che la rendono unica. Sentiti i ringraziamenti alle autorità di sistema da parte dell'assessore alla portualità Serena De Perini per aver investito tanto e continuare a investire su Chioggia, sul porto e sul cercare di rendere la città consapevole delle sue potenzialità. Ringraziamenti alla città stessa che ha saputo farsi coinvolgere per offrire la parte migliore, per la volontà di migliorarsi ancora in questa prospettiva. La serata è terminata in modo conviviale tra invitati, ammirati e stupiti della bellezza delle sale, per la prima volta aperte a un evento pubblico. Naima, la profumeria che non ti aspetti, con una scelta che non ti aspetti. Le migliori fragranze, le firme più chic, tutto quello che ti serve per valorizzare la tua bellezza lo trovi da Naima. Scopri i prezzi di Naima, rimarrai piacevolmente sorpresa. Naima, in Corso del Popolo a Chioggia. Continua a esserci la massima attenzione su quello che sta succedendo in maggioranza, ma in particolare la diatriba che c'è all'interno
del gruppo Fratelli d'Italia, che ha portato sembrerebbe sia uno dei motivi per cui è stato portato il licenziamento del vice sindaco Daniele Trio Sopraesero da parte del sindaco. Come è noto, il sindaco ha riferito in consiglio comunale, ma è una semplice comunicazione tecnica, non c'è stata nessuna spiegazione politica, e da qui che ci riferiscono anche all'interno della maggioranza e in particolare con il gruppo che fa riferimento al segretario Matteo Penso. E ci riferiscono anche all'interno del provinciale e del regionale Fratelli d'Italia, il sindaco non avrebbe dato una spiegazione, diciamo, di questo licenziamento. Ovviamente stiamo riferendo voci che ci arrivano un po' da tutte le parti, ma da autorevoli esponenti della maggioranza. La novità quale sarebbe? La novità è che fino adesso non era mai stato detto. Noi l'avevamo saputo, in pratica uno dei punti che avrebbe portato il sindaco a questo, diciamo, licenziamento sarebbe stato una diminuzione che un po' l'accenna diciamo, nell'ordinanza del sindaco in cui ha licenziato praticamente il vice sindaco, in cui sono cambiati, diciamo, gli assetti politici. E questo sarebbe dovuto al fatto che al congresso di Fratelli d'Italia che c'è stata la settimana scorsa, ci sarebbe stato un evento particolarmente grave in cui praticamente per questo il gruppo riferimento al Matteo Penso, segretario Matteo Penso, avrebbe avuto, diciamo, così una specie di iattura, mettiamolo così, da parte del Fratelli d'Italia regionale, in particolare del consigliere regionale Luca Spavanetto. E in pratica, a seconda di chi ci riferisce, durante questo congresso che avrebbe dovuto essere unitario, invece in realtà non era per niente unitario, ma era una corsa tra i due gruppi che fanno parte di Fratelli d'Italia all'interno del Consiglio Comunale, durante questo confronto, diciamo, tra virgolette, democratico all'interno di questo congresso, il gruppo che fa riferimento a Matteo Penso era stato accusato di aver portato su una documentazione una firma falsa. Questa accusa è stata respinta appunto dagli stessi esponenti del gruppo di Fratelli d'Italia, dicendo che in realtà una delle persone che è stata portata per il congresso aveva semplicemente firmato il modulo in bianco, e il modulo poi era stato compilato da il consigliere Meneguolo. A proposito di Meneguolo, è notizia proprio di questi giorni, la novità di questi giorni è che praticamente prima il capogruppo era Claudio Bullo e adesso è tornato ad essere capogruppo di Fratelli d'Italia all'interno appunto del Consiglio Comunale il Matteo Meneguolo. In pratica, in sostanza, la diatriba che c'è da parte dei due gruppi, un gruppo che fa riferimento alla Elena Zenario, Claudio Bullo e la cognata di Matteo Penso, la Annot, e chi chiede con insistenza è evidentemente ottenuto il licenziamento di Daniele Trio Sopraesero, e l'altro invece che fa riferimento a, diciamo, a Matteo Penso. Su questo in settimana ci deve essere un incontro tra appunto le forze di Fratelli d'Italia locali e il regionale e provinciale, e su questa vicenda dovranno fare un chiarimento, e lì diciamo la strada è aperta perché potrebbe succedere qualsiasi cosa. Quindi un rapacificamento, francamente, con il vice sindaco mi sembra molto improbabile, sarebbe un'enorme figuraccia da parte del sindaco, e poi bisogna vedere lo stesso Daniele se è disposto a ritornare a fare l'assessore. Ci potrebbe essere la nomina di nuovi assessori, ci potrebbe essere una specie di status quo. Quello che è certo è che questo tipo di situazione è assolutamente deleteria sia nei rapporti personali all'interno della maggioranza, e quindi di riflesso per l'intera città, perché quando ci sono questi problemi poi si ripercuotono per forza sui problemi che ci sono tutti i giorni. Voglio ricordare che a suo tempo, quando il sottoscritto era consigliere comunale, l'ex sindaco Romano Tizio Paggio decise in maniera assolutamente impensabile, ma in realtà i motivi poi li abbiamo saputi, motivi molto poco nobili, e lo aveva licenziato. E in seguito a quel licenziamento, il sottoscritto, che faceva parte del Consiglio Comunale come consigliere di Forza Italia, ho proprio dichiarato a Romano Tirso Paggio: diventi un nostro nemico personale. Io lo considero tuttora un nemico personale, perché anche se il fatto politico è passato, comunque il suo comportamento è stato estremamente scorretto nei confronti dell'assessore di allora, Giampaolo Convento. E
E quello portò alla rottura e poi alla caduta, alla defenestrazione del sindaco Romano Tirso Paggio. Faccio questo riferimento non assolutamente per fare le parti o di una parte o di un'altra politica, assolutamente, lo do come dato di fatto. Il dato di fatto è che questi mal di pancia, queste rotture non fanno bene né alla maggioranza e né di riflesso neanche, diciamo, alla città. Quindi sarebbe opportuno che in maggioranza all'interno di Fratelli d'Italia trovassero un accordo per il bene comune di tutti, non solo del partito. La novità di quest'inverno 2023-2024 è l'aperitivo dopo lavoro, che non è altro che un happy hour dedicato a chi dal lunedì al venerdì finisce di lavorare tra le 18 e le 20 e magari vuole prendersi un momento di pausa, un aperitivo con gli amici o con i colleghi e spendere il giusto. Per cui proponiamo dalle 18 alle 20, dal lunedì al venerdì, lo spritz, il prosecco e la birra, tutto a 3 euro, visto anche i momenti un po' di crisi degli stipendi. Veniamo incontro un po' al mondo del lavoro. Abbiamo una grandissima piazza di fronte con il parcheggio accessibile a tutti, oltretutto anche sabato e domenica nel dopocena per i nostri cocktail, i nostri drink. Ci è stato segnalato ieri per l'ennesima volta che i giardini comunali molto più avanti della mezzanotte erano tutti con il cancello spalancato quando dovrebbero avere un ben definito orario di chiusura. A riguardo è stata emessa una delibera lo scorso 23 novembre che interessa proprio i giardini pubblici del territorio comunale. Per la loro apertura e relativa chiusura il Comune si avvarrà delle associazioni di volontariato del territorio iscritte a RUNTS. Sarà a carico di Vivere Anteas, di Ada e di Hauser di Chioggia, di Sant'Anna e dei Murazzi, il servizio legato al progetto Giardini Sicuri 2023-2024. Alle associazioni verranno rimborsate le spese sostenute. Purtroppo i giardini, troppo spesso in orario notturno, soprattutto alcuni, sono luoghi di ritrovo per gestire situazioni non sempre lecite, lontano da sguardi indiscreti. Ben venga quindi questa attenzione che dovrebbe partire a breve e prolungarsi per tutto il 2024.